Buongiorno Adelina, buongiorno Sara, buongiorno. Volevo che lei ci spiegasse un po' la sacrestia, sì. Perché è un angolo della chiesa molto importante, visto che lei è tanti anni che è qui, allora, penso sia la persona giusta. Sì. Allora, qui è una stanza grande con una, diciamo, la volta, come si chiama qui, sopra, ben pitturata, che figura Gesù che parla ai suoi discepoli e li manda a predicare. Poi centrale là, diciamo dal centro là, c'è un ovale che è l'ultimo che hanno ancora trovato, ce n'erano sette dove era prima, l'ultimo che è rimasto, così per noi serve, perché c'è il crocifisso ed è il richiamo più importante della nostra redenzione. Tutta attorno alla stanza, nelle due pareti, ci sono degli armadioni che possono contenere i paramenti per la celebrazione eucaristica. Sono dei quattro colori: il bianco per festa, il verde il tempo della tempo ordinario, poi c'è il rosso che ricordiamo i martiri, e poi ci sono il viola che serve per la quaresima e l'avvento e i funerali. Lì gli armadioni grossi tutto attorno. Poi sotto agli armadioni ci sono dei piccoli armadietti che contengono anche loro le stole, dei libri, il necessario per i sacramenti, l'olio, il crisma per il battesimo. E tutto attorno ci sono quei cassettini lì, che tra un cassettino e l'altro c'è proprio un vero cassetto con delle cosine che possono servire, servono. È tutto scolpito, ogni cassettino ha una faccia d'angelo, mentre gli altri hanno dei medaglioni di, significano un fiore, non so come dire, e invece divisi un po' con qualcosa. Sotto a quello ci sono degli altri contenitori, diciamo, che sono con una porta grande, che servono nella parte dove ci sono le lampadine, dall'altra parte ci sono i tappeti per coprire i campi, servono un po' come ripostiglio. E ce n'è anche qua, uno, due, tre, quattro, tutto attorno, sempre sotto. Al centro della parete c'è un gran tavolone, diciamo, dove si appoggiano i paramenti quando si deve celebrare le funzioni. Così sono gli apostoli, il sacerdote è comodo a prepararsi. Dalla parte destra però, i cassettini, ci sono i calici, cioè perché ogni sacerdote ha il suo calice, poi ci sono quelli, così quando arriva un sacerdote di passaggio, ognuno prende il suo, non è uno usa sempre il medesimo. Adelina, qual è il ricordo che le viene in mente di tutti i suoi anni? Ci sono stata qua? Sì. Ah, non so, c'è un ricordo da piccola che venivo, perché c'erano due, come si dice, dalla chiesa. Facevo seconda elementare e ho cominciato, il parroco mi ha detto: nel pomeriggio quando vai a casa per pranzo, che poi torni alle due a scuola, tu quando hai finito di mangiare, perché allora era tutto aperto, entri dalla porta grande e c'era la balaustra, si ricorda che c'era tutto attorno, non si poteva salire lì, e allora devi togliere la polvere, e c'erano tutti i pezzi di marmo,
Infatti così, quello mi ricordo come fosse adesso, 7 anni. E allora quello mi ricordo. E poi anche le cerimonie, quando, come si dice, qualcuno ha detto la prima messa, erano stati pochi preti di Volpiano che hanno celebrato la prima messa, perché non ne abbiamo, pochi, però e faceva effetto, si era riusciti ad avere qualcuno proprio del posto. E poi, cosa posso dire? Il congresso io non lo ricordo, il congresso. L'entrata dei parroci nuovi, quello sì, di tutti, perché dunque, il parroco quando sono nata io era Monsignor De Bernardi, che quando ho fatto la cresima nel 32, ho fatto la cresima, poi lui è andato vescovo a Pistoia e Prato. Poi nel 46, via quelli che è andato vescovo, è venuto Monsignor Gile, allora non era Monsignore. Nel 46 un'altra grande cerimonia, consacrato vescovo qua, che è andato a vescovo a Cesena. Cioè sono tutte funzioni grosse. Dopo, quelle sono funzioni grandi, che veniva anche il cardinale per consacrarle, altri vescovi, quasi come testimoni dei due, del sacerdote che lo consacravano vescovo, e lì era una festa grande. E in quegli anni erano molto considerate le feste così, la gente partecipava e ne godeva. E poi altre cose che non... quando entravano tutti i parroci che sono entrati. Allora, Monsignor De Bernardi, Monsignor Gili, Don Domenico Tolosano, Don Mario Anfosso, Don Giuseppe Fasano, Don Guido, come c'è il cognome, non lo ricordo più, Patacchino, un altro nome, e poi Don Carlo, i 7 parroci, con tanti altri vice parroci che hanno cambiato e tutto. Lì sono quelle feste che in chiesa si sentivano. Si sentivano fin negli anni 80, dopo ha perso un po', perché c'era tante altre attrattive, c'erano altre cose, avevano i mezzi di trasporto e allora si allontanavano. E c'era motivo di andare via. Ma non erano più la bicicletta, l'avevano già le moto, le vespe, e allora muoveva anche la gioventù. Però è stata una parrocchia abbastanza sempre fervente. Adesso però, dopo il 69, che si è arrivata anche prima, la prima ondata del sud, hanno cambiato, perché tante famiglie giovani con un altro modo di vivere la fede, ma si sono amalgamati abbastanza bene. Io ho sempre trovato bene facendo catechismo e andando nelle famiglie dei bambini. I primi che sono arrivati, ci siamo amalgamati bene, ci siamo trovati e abbiamo detto bene. Le feste proprio della chiesa le ho sentite proprio veramente, perché le ho vissute. Grazie Levina. Non so ne parlare né niente, né ho fatto solo quinta, né Sara, non so. Però come si dice, vuol più la pratica che la grammatica, sì. Quindi. Qualche volta sì, proprio vero, proprio vero.